cantando questo ciliegio è come se fosse rinato un'altra volta. Per noi è bellissimo ricordare Antonio con questa bellissima giornata, perché il 6 novembre per noi ha sempre piovuto. Antonio Landieri era un ragazzo di 25 anni rimasto ucciso nel 2004 in un raid durante la faida di Scampia. Nel corso dell'iniziativa Un ciliegio in ricordo di Antonio, il largo Dino Battaglia, i familiari del giovane, l'assessore Alessandra Clemente e Patrizia Palumbo, presidente dell'associazione Dream Team Donne in Rete, hanno piantato in suo ricordo un ciliegio a 14 anni dall'assassinio. Abbiamo voluto dedicare tutto questo alla condivisione della giustizia, perché dopo 14 anni c'è stata la condanna all'ergastolo delle persone che hanno spezzato la vita d'Antonio durante quegli anni trucidati dalla faida di Scampia. Abbiamo dedicato questa giornata però ai frutti dell'impegno di un quartiere, di una città, di un territorio, perché i fiori alcune volte appassiscono, i frutti invece nutrono e sono in grado di far crescere le persone. Questo ciliegio quindi racconta, a partire dalla famiglia Landieri, l'impegno del Comune di Napoli, la rete forte delle associazioni di Scampia, progetti che ci sono, che stanno cambiando il quartiere.